L'economia dell'area dell'euro resta debole, è quanto emerge dal bollettino della Banca Centrale Europea. I dati recenti indicano che il PIL del settore manifatturiero ha continuato a contrarsi. La modesta domanda estera e l'inasprimento delle condizioni di finanziamento gravano in misura crescente sugli investimenti e sulla spesa per consumi. Anche il settore dei servizi mostra un'ulteriore perdita di vigore, legata anche all'impatto dei più elevati tassi di interesse. Per la BCE è probabile che l'economia rimanga debole nella parte restante del 2023, ma con l'ulteriore diminuzione dell'inflazione, la ripresa dei redditi reali delle famiglie e l'aumento della domanda di esportazioni dall'area dell'euro, nei prossimi anni la situazione può migliorare. Sulla crescita pesa anche l'indebolimento dell'economia mondiale. La guerra della Russia contro l'Ucraina e il conflitto innescato dagli attacchi terroristici in Israele sono per la BCE significative fonti di rischio geopolitico. Questo potrebbe indurre in imprese e famiglie una perdita di fiducia e una maggiore incertezza, indebolendo ulteriormente la crescita. L'espansione economica potrebbe invece rivelarsi superiore alle aspettative se, grazie alla tenuta del mercato del lavoro e all'incremento dei redditi reali, famiglie e imprese incrementassero i propri livelli di fiducia e aumentassero la spesa. Bolletta del gas più cara a ottobre. Per la famiglia tipo, ovvero con consumi medi di 1.400 metri cubi annui nel mercato tutelato, il costo è salito del 12% rispetto a settembre. Lo rende noto l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'aumento complessivo del 12% è determinato dall'incremento della spesa per la materia gas naturale, più 7,9%, e dall'aumento della spesa per il trasporto e la gestione del contatore, più 4,1%. Questa componente sale per il rincaro degli oneri di stoccaggio. Rimangono invece invariati gli oneri generali. In termini di effetti finali, la spesa per la famiglia tipo da novembre 2022 a ottobre 2023 è di 1.457 euro al lordo delle imposte e risulta in calo del 14,4% rispetto al periodo novembre 2021-ottobre 2022. Confermati per ottobre e per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione dell'IVA al 5%. L'etica come soluzione ai problemi è il tema al centro dell'incontro organizzato da Intesa San Paolo a Napoli nel suo Museo delle Gallerie d'Italia in via Toledo. L'evento ha visto alternarsi momenti di riflessione alla presentazione di casi concreti da parte di soggetti del terzo settore impegnati a ricostruire il senso di comunità attraverso l'etica e la legalità per uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo. Andrea Lecce, responsabile direzione Impact Intesa San Paolo. Siamo fortemente impegnati, abbiamo persone sul territorio che hanno l'obiettivo proprio di aiutare le organizzazioni del terzo settore. Eroghiamo mediamente 300 milioni di finanziamenti ogni anno ed effettivamente molte delle persone sono impegnate non solo nell'attività bancaria in senso stretto, ma proprio nell'offrire consulenza e supporto. L'etica efficace è un concetto potente e innovativo perché contribuisce concretamente a garantire occupazione, a delegittimare la criminalità, a costruire un solido sviluppo sostenibile. Essa permea, o dovrebbe permeare, l'economia, la politica, la scuola, i media, l'amministrazione pubblica e naturalmente il terzo settore, il non profit e il volontariato. Gian Maria Gross Pietro, presidente di Intesa San Paolo. Non basta lottare contro la criminalità. Bisogna anche fare in modo che l'economia possa svilupparsi in direzione degli obiettivi etici e non soltanto degli obiettivi finanziari. E su questo noi abbiamo delle nostre finalità. Noi abbiamo degli obiettivi di tipo sociale, li enunciamo, li comunichiamo, li rendicontiamo, e cioè facciamo sapere ai nostri azionisti e a tutti gli stakeholder quanto abbiamo fatto nelle direzioni che ci eravamo proposti e che avevamo comunicato. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il documento riguardante l'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.
La diffusione dell'intelligenza artificiale rappresenta un fenomeno complesso in grado di influenzare non solo i numerosi aspetti della società, ma anche il mercato del lavoro. Il suo utilizzo consente di automatizzare compiti e risolvere problemi complessi in una varietà di contesti, dalla ricerca scientifica al mercato azionario, dalla robotica alla giustizia, passando per l'industria e le auto a guida automatica.